La Tbilisi non riesce a vincere nel derby con la Gelbison di Mistarerra, nonostante la ghiottissima occasione avuta dall'11 metri con De Rosa al 19° del primo tempo. L'appuntamento con la vittoria dunque nuovamente rimandato. La cronaca della partita si apre con i bianco-blu subito pericolosi e Varriale a vivere da protagonista all'inizio sfida. Al 7° tira, ma Nappi para senza problemi. Al 10° minuto cicca clamorosamente il pallone nel cuore dell'area del Gelbison. Al 17° la Cavese può passare in vantaggio. Claudio De Rosa se ne va sulla fascia e cross al centro sul pallone. In chiusura goffa Vamanzo che smorza con un braccio aperto. L'arbitro Chiavaroli indica il dischetto del rigore. Dagli 11 metri va lo specialista De Rosa, ma questa volta si fa ipnotizzare da Nappi che sventa in angolo. La Cavese un minuto più tardi ci riprova, ma Varriale su assist sempre di De Rosa non è freddo quanto basta per superare Nappi che ottimamente neutralizza. La risposta della Gelbison è al 25° affidata a Galantucci, sul quale chiude il triangolo Santo Nicola, ma la conclusione si spegne sull'esterno della rete. Poco dopo la mezz'ora è incoronato da terra a creare qualche brivido a Nappi, che al 36° neutralizza un'incornata di Manzi, poi più nulla. La ripresa sembra aprirsi sotto migliori auspici per i bianco-blu. Al 2° minuto è incoronato a tirare, ma la conclusione è neutralizzata in angolo. È un fuoco di paglia quello metelliano, la sfida si trascina senza altre emozioni fino al termine con la Gelbison che senza soffrire più controlla gli avanti bianco-blu in non una giornata di grazia. Nemmeno l'ingresso di Mattioli, Borsa e Russo spostano gli equilibri della sfida e alla fine dopo 4 minuti di recupero il triplice fischio che sancisce il pari nel derby.